Grazie Presidente, buongiorno ai consiglieri in aula. Ma in merito ai quesiti dell'interpellanza sono state richieste informazioni precise e circostanziate sia alla società TRM sia ad ARPA. Il direttore di ARPA Piemonte premette che nel corso di questo periodo di esercizio provvisorio, che sappiamo essere iniziato ad aprile 2013 ed è tuttora in corso, è stata effettuata la messa a punto del sistema di incenerimento e, data la complessità dell'impianto, è inevitabile che possano presentarsi alcune anomalie. I controlli delle emissioni effettuati da ARPA tramite l'analisi e lo studio dei parametri di emissione e di processo in questo periodo hanno permesso di rilevare che i superamenti hanno riguardato principalmente i parametri ossido di carbonio, sostanza organica e, in misura minore, l'ammoniaca. Sporadicamente sono stati rilevati superamenti dei parametri relativi alle polveri e molto raramente ossidi di azoto, acido cloridrico e acido fluoridrico. Per gli eventi di superamento in relazione ai quali si sono verificate condotte in violazione dell'autorizzazione, ARPA, come tra l'altro ci ha comunicato nel corso della recente seduta del Comitato Locale di Controllo della scorsa settimana, ARPA ha provveduto a darne comunicazione tempestiva alla Procura della Repubblica di Torino. Il controllo ARPA ha riguardato la messa a punto e la condivisione con TRM dei criteri di monitoraggio SME, il sistema di monitoraggio delle emissioni che era stato già illustrato in diverse commissioni consiliari, nonché la comprensione gestionale dei superamenti rilevati. La collaborazione con la provincia di Torino, quale ente autorizzante, in questo senso è stata continua e ARPA ci riferisce molto, molto proficua. L'attività dell'impianto in questi mesi è stata ovviamente parziale, gradualmente crescente sulle tre linee di incenerimento, fino a giungere in questo periodo ad una operatività molto vicina a quella di regime. Vi sono stati numerosi periodi di fermo, sia per la sistemazione e la manutenzione della componentistica dell'impianto, sia per la rilevazione dei dati biologici sulla popolazione, al fine della definizione di uno studio epidemiologico da parte di ASL e ARPA. I periodi di fermo sono stati nella gran parte dei casi di breve durata, venendo identificati e risolti i problemi nel giro di una o due ore. In due casi la fermata è stata di durata più consistente a seguito di blackout elettrico e della necessità di chiusura di un bypass di impianto. Ciò premesso, si viene ora alle risposte specifiche alle domande dei consiglieri interpellanti, che sono in tutto 5 punti. Cominciamo dal primo. Quali siano state le circostanze, le cause e le soluzioni dell'incidente del 23 dicembre? TRM precisa che il 23 dicembre si è verificato un guasto al ciclo termico, un cosiddetto trip di caldaia, che ha determinato alcuni superamenti dei limiti emissivi delle linee 1 e 2 del termovalorizzatore. In particolare per la linea 1 il monossido di carbonio, il carbonio organico totale, le polveri e l'ammoniaca, per la linea 2 il monossido di carbonio e il carbonio organico totale. Gli operatori hanno immediatamente, in questa circostanza, attivato le procedure per lo spegnimento dell'impianto, necessario al fine di verificare l'origine del guasto e ripristinare le condizioni ottimali di funzionamento. Per rassicurare circa l'effetto che tali superamenti hanno determinato, TRM specifica che i limiti emissivi cui l'impianto è sottoposto dall'autorizzazione e quindi i valori misurati dal sistema di monitoraggio delle emissioni si riferiscono alle concentrazioni, quindi alla massa in unità di volume, degli inquinanti. Tuttavia, se si fa riferimento alla massa inquinante effettivamente emessa dall'impianto, è necessario considerare la portata volumetrica dei fumi, cioè il flusso di massa, in pratica la quantità degli stessi fumi. Di conseguenza, in questa prospettiva, la giornata del 23 dicembre non è stata molto diversa da una normale giornata di servizio regolare, poiché i flussi di massa di tutti gli inquinanti sono rimasti ampiamente al di sotto di quelli consentiti, fissati in modo da tutelare la salute della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. A testimonianza di ciò, ho poi una tabella che riassume questi flussi, che consegno ai consiglieri interpellanti, appunto, che identificano i parametri, i flussi di massa e in relazione naturalmente ai flussi di massa autorizzati.
TRM opera naturalmente per mantenere le emissioni ampiamente al di sotto dei limiti di concentrazione stabiliti dall'autorizzazione, tuttavia questa precisazione è utile per far comprendere che anche a fronte di sforamenti l'impatto effettivo dell'impianto sull'ambiente e sulla popolazione non è tale da determinare problematiche di alcun tipo. ARPA, a questo proposito, sottolinea che il periodo interessato dai superamenti è stato quello strettamente necessario a risolvere il problema e a spegnere l'impianto, e comunque sempre di durata inferiore alle 4 ore, massime previste dalla normativa. ARPA, dalla disamina dei dati rilevati dallo SME, ha rilevato che i dati emissivi di processo durante l'evento, che ha interessato la linea 1, sono compatibili con la situazione di trip di caldaia dichiarata da TRM. È ancora in corso la valutazione dell'evento che ha riguardato invece la linea 2. Sono comunque in corso degli approfondimenti finalizzati a valutare se la gestione degli eventi abbia o meno comportato degli scenari in violazione delle prescrizioni all'autorizzazione. Per quanto riguarda il secondo punto dell'interpellanza, ovvero se sia da considerarsi normale l'intensa emissione di fumo per diverse ore di fila, anche notturne, anche dalla base dell'impianto, e quali ne siano le cause. È importante questa risposta perché tra l'altro oggetto di diverse comunicazioni che anche dai cittadini direttamente sono arrivate alle amministrazioni, comprese l'amministrazione cittadina. TRM comunica che il fumo che si vede alla base dell'impianto deriva dalle torri evaporative posizionate vicino all'impianto. Queste fanno parte del ciclo termico e servono per smaltire il calore con il quale si produce l'energia dalla combustione dei rifiuti grazie alla presenza delle turbine e del successivo generatore. Per quanto riguarda il funzionamento delle torri, il vapore in uscita dalla turbina passa attraverso una serie di tubi al cui interno passa dell'acqua. Questa si scalda e per raffreddarsi passa attraverso le torri evaporative. Nelle torri l'acqua calda viene ridotta in goccioline che cadono all'interno di vasche di raccolta. Queste goccioline cedono il proprio calore all'aria che si muove in senso opposto, quindi va verso l'alto e che viene generata da ventilatori. Per quanto riguarda invece la natura del vapore in uscita, l'aria che viene espulsa in atmosfera pertanto è più calda e più umida di quella dell'ambiente, e questa è la natura del vapore o la nebbia che esce dalle torri evaporative. Per questo motivo è errato definirla fumo, poiché questo termine si associa più propriamente a gas e vapori di scarico, e quindi vapore sostanzialmente. La formazione, quindi la visibilità del vapore in uscita dalle torri, dipende dalle condizioni atmosferiche. Aumenta al diminuire della temperatura dell'aria e all'aumentare della sua umidità. Quindi il fenomeno si verifica nella stagione fredda e nelle ore notturne, fino a sparire in estate nelle giornate secche. Questa spiegazione, tra l'altro, è condivisa, oltre che confermata anche dall'ARPA, interpellata anche su questo. Per quanto riguarda invece il terzo punto dell'interpellanza, i consiglieri chiedono in particolare se nelle serate del 28 dicembre, 2 gennaio e 4 gennaio vi sia stata un'emissione di fumo superiore al consueto e perché. Nelle giornate indicate non si è verificata un'emissione di fumo diversa dal normale, semplicemente le condizioni atmosferiche erano più favorevoli alla formazione e alla visibilità del vapore in relazione a quanto detto precedentemente. Ancora, se a quanto risulta l'amministrazione e l'ARPA sia intervenuta a verificare la situazione a seguito delle segnalazioni ricevute e quali risultati abbia dato la verifica, ARPA non ha effettuato sopralluoghi in impianto a seguito delle segnalazioni relative ai fumi. Ha tuttavia richiesto a TRM i dati meteo relativi alla giornata del 4 gennaio per analizzare le emissioni od origine e dare così riscontro alle segnalazioni. ARPA tiene comunque sotto controllo i dati emissivi mediante una visualizzazione in remoto. Ogni evento di superamento viene analizzato e viene prodotto un'informativa alla provincia. Qualora emergano aspetti di rilevanza penale, come ho detto precedentemente, viene immediatamente data comunicazione anche alla Procura. ARPA precisa inoltre che nelle giornate citate dall'interpellanza, quindi il 23 dicembre, il 28 dicembre, il 2 gennaio e ancora il 4 gennaio,
Gli inquinanti per i quali sono disponibili analizzatori in continuo nelle stazioni di qualità dell'aria provinciali hanno mostrato valori che non si discostano da quelli caratteristici del periodo invernale, sia intorno all'impianto che nelle aree non interessate dalla ricaduta dell'impianto stesso. In particolare, nelle giornate citate, la stazione di Beinasco, Parco Aldo Mei, installata a seguito di prescrizione provinciale nel punto di potenziale massima ricaduta degli inquinanti atmosferici emessi dall'impianto, ha mostrato per i tre inquinanti più critici nei mesi invernali nell'area urbana torinese, cioè PM10, PM2,5 e biossido di azoto, valori tra i più bassi tra quelli misurati nel periodo 23 dicembre-7 gennaio. Infine, l'ultimo punto dell'interpellanza, gli interpellanti chiedono se lo svolgimento della fase di esercizio provvisorio con tutti gli incidenti avvenuti debba considerarsi normale e pari alle previsioni e se vi sia l'intenzione di passare all'esercizio commerciale dell'impianto e quando. L'esercizio provvisorio è finalizzato a sottoporre a test naturalmente tutte le strumentazioni per verificare che le prestazioni dell'impianto siano corrispondenti al progetto e di conseguenza anche all'autorizzazione concessa a TRM. Sempre nel corso di questo periodo il termovalorizzatore viene sottoposto a collaudo da parte della commissione incaricata. Durante questa fase ciascuna delle linee dell'impianto viene sottoposta a test, come sappiamo prima a gas e successivamente a rifiuto. L'avvio propedeutico a metano permette la taratura di tutti gli strumenti ed il raggiungimento in caldaia delle necessarie temperature previste per legge a garanzia del contenimento delle emissioni. Per la complessità e la numerosità degli strumenti che compongono l'impianto, in esercizio provvisorio è fisiologico che momenti di attività si alternino a momenti di fermo. Eventuali malfunzionamenti di alcune strumentazioni possono essere rilevati e quindi corretti solo se l'impianto viene messo in esercizio. Pertanto non è corretto, dice TRM, parlare di incidenti. La fase di esercizio provvisorio, avviata il 1 maggio 2013, è disciplinata dal contratto stipulato tra TRM e LATI, che ha vinto la gara pubblica indetta per la costruzione dell'impianto. Questa procedura infatti prevedeva che l'aggiudicatario si occupasse non solo della realizzazione dell'opera, ma anche della gestione nel corso del primo anno di attività, pertanto la durata prevista confermo essere in 12 mesi e quindi nel maggio 2014 avrà inizio l'esercizio commerciale. Da quel momento in poi sarà TRM ad acquisire la diretta gestione dell'impianto. Spero di aver risposto a tutti i quesiti dell'interpellanza. Grazie. Grazie Assessore, la parola al consigliere Bertola. Grazie, ringrazio l'Assessore per la risposta precisa e dettagliata che credo sia doverosa, appunto a fronte delle preoccupazioni della cittadinanza. Io mi limito a notare che noi abbiamo presentato questa interpellanza il 7 di gennaio, subito alla ripresa dei lavori, raccogliendo appunto tutta una serie di episodi che si sono verificati durante la pausa natalizia, e non abbiamo fatto in tempo a presentarla, che nel frattempo c'è stato un ulteriore problema, un ulteriore, non so se, mi scusi se lo chiamiamo incidente, cioè chiamiamolo malfunzionamento, chiamiamolo problema, come volete, però francamente questo gioco di parole anche sul fatto che sia il fumo non sia fumo ma sia vapore, cioè, va bene, però credo che l'importante sia verificare che cosa succede. E allora se siamo già verificato un incidente che mi risulta essere il decimo dalla gestione, anche se io onestamente ho perso il conto, e siamo di nuovo qui, adesso non so se presentare un'ulteriore interpellanza per chiedere cosa è successo in questo ulteriore episodio e così via. Certamente qui il problema è che ogni 2-3 settimane massimo si verifica un problema all'impianto. Allora io capisco che sia normale, proprio essendo una fase di collaudo, che ci siano dei problemi, proprio perché il collaudo serve a evidenziare e risolvere eventuali problemi di funzionamento dell'impianto. Però io penso che non sia normale che ormai dopo 8-9 mesi di esercizio siamo ancora qui che ogni 2 settimane si rompe qualcosa. Questo secondo me è oggettivamente preoccupante. Allora, al di là delle risposte dettagliate sulle quali magari poi possiamo anche andare più nel dettaglio, ma insomma il problema di fondo è se veramente ci sentiamo tranquilli nel dire che questa è solo una fase di collaudo, per cui sì, facciamo ancora questi 3-4 mesi, in cui sperando che non si verifichi in questi 3-4 mesi rimanenti di nuovo un problema ogni 2 settimane, e poi siamo pronti per dire non si rompe più niente, andiamo in esercizio commerciale e vada avanti la vita dell'impianto. Cioè, credo che al punto in cui siamo,
le preoccupazioni siano aumentate, non siano diminuite in questa fase di collaudo. E devo dire appunto anche nella seduta del comitato locale di controllo a cui si riferiva lei, cioè, ci sono state delle formazioni direttamente, cioè sentire un tecnico dell'ARPA, così è stato riportato, che dice abbiamo talmente tanti sforamenti che li mettiamo assieme per fare una denuncia unica alla Procura della Repubblica, perché così ne facciamo una sola, questo mi risulta sia stato detto, cioè capisce che anche la popolazione che sente questo genere di cose, poi magari la denuncia alla Procura della Repubblica si risolve in niente, verrà archiviata e non ci sarà nessun problema, però sicuramente l'impressione che dà, diciamo, tutta la macchina tra gestori dell'impianto, istituzioni di controllo, istituzioni pubbliche e politiche locali, non dà l'impressione assolutamente di avere sotto controllo questa vicenda, dà invece l'impressione che si sia partiti con questa cosa, che questa cosa abbia molti più problemi di quelli che si pensava che avesse e che però non si possa ammettere che ci sono dei problemi seri in questo impianto, che vanno al di là della normale fase di collaudo. Poi questo chiaramente, diciamo, è una valutazione tecnica, quindi capisco anche che non possiamo essere né io né lei a giudicare se l'impianto è pronto per andare però devo dire, anche parlando poi con tecnici del mestiere, sia dalla parte tecnica che dalla parte, diciamo, ambientale, medica, eccetera, le preoccupazioni aumentano. Allora, va bene sapere che quella massa di fumo che si vede, che è veramente un po' inquietante, noi abbiamo citato alcune serate, appunto, capisco che la risposta sia che quelle serate lì c'erano le condizioni atmosferiche più favorevoli a far venire fuori tanto vapore, perché non è fumo. Però, tra l'altro, anche il colore di questo vapore, alle volte è bianco e quindi è vapore, alle volte è meno bianco e quindi la gente dice, ma come fanno? Cioè, però, per carità, cioè, prendiamo pure per buono che sia soltanto vapore, che non ci sia mai nessun altro tipo di problema. Però passare di lì e vedersi questa nuvola di roba che sale, capisce che non è proprio rassicurante per vederla andare avanti per ore e ore, per chi ci magari al balcone e dal balcone di casa vede davanti l'impianto e quindi ci vive davanti. Quindi io credo che ci sia da fare comunque un ripensamento a tutta la vicenda. Noi peraltro, voglio dire, noi abbiamo sempre contestato l'impianto non perché ci sono incidenti, ma proprio perché è una scelta sbagliata come tipo di tecnologia, è una tecnologia obsoleta che costa ai cittadini e spreca risorse che si potrebbero recuperare. Quindi, insomma, la nostra contestazione non nasce in funzione degli incidenti, però credo che anche invece chi è favorevole all'uso di questa tecnologia, a fronte di questa quantità di incidenti, dovrebbe veramente ripensarci un attimo. E quindi forse che sia una discussione da avere nelle prossime settimane, anche magari in sede di commissione consigliare, comunque in sede di consiglio comunale, sul fatto che questo impianto, cioè che la città di Torino sia effettivamente favorevole al fatto che questo impianto vada in esercizio commerciale, perché secondo me perlomeno ci sarebbe da pensare di prolungare la fase di collaudo finché non siamo veramente sicuri e non lo vediamo andare avanti per 2 o 3 mesi senza nessun intoppo. Grazie.